Per favore, lasciatemi una volta tanto prendere la parola. Lo so che è paradossale che il silenzio parli. È contrario al mio carattere schivo e riservato. Però sento il dovere di parlare. Voi uomini non mi conoscete abbastanza. Ecco quindi qualcosa di me. Intanto, le mie origini sono assolutamente nobili. Prima che il mondo fosse, tutto era silenzio. Non un silenzio vuoto, no, ma traboccante. Così traboccante che una parola sola, detta dentro di me, ha fatto tutto. Poi, però, ho dovuto fare i conti con una lama invisibile che mi taglia dentro. Il rumore. Ebbene, lasciate che ve lo dica subito. Non immaginate cosa perdete ferendomi. Il baccano non vi dà mai una mano. Io invece sì. Io sono un'officina nella quale si fabbricano le idee più profonde, dove si costruiscono le parole che fanno succedere qualcosa. Io segno i momenti più belli della vita, segno i momenti più seri, i momenti del dolore, della sofferenza, della morte. No, non mi sto elogiando, ma dicendo la pura verità. Io mi inerpico sulle vette ove nidificano le aquile. Io scendo negli abissi degli oceani. Io vado a contare le stelle. Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di meraviglia. Io sono il sentiero che conduce al paese dell'anima. Sono il trampolino di lancio della preghiera. Sono addirittura il recinto di Dio. Ecco qualcosa di me. Scusatemi se ho interrotto i vostri rumori e le vostre chiacchiere. Prima di lasciarci, però, permettete che riassuma tutto in sole quattro parole. Custoditemi e sarete custoditi. Proteggetemi e sarete protetti. Dal vostro primo alleato, il silenzio.